ho trovato Haber veramente molto emozionante, bravissimo. Ma francamente sono rimasto colpito più dalla Bellucci. Guardate che gli attori non sono gli stessi, un attore europeo o un attore americano, cioè reagiamo in maniera diversa alle cose. Io per esempio sono un attore europeo, sono nato in Puglia, Grumo Appula, provincia di Bari, mi ritengo a tutti gli effetti un attore europeo. Io ho fatto un film, La Passione di Gibson, in cui veramente ne ho viste di cotte e di crude. Voi immaginate che quando ho conosciuto Jim Caviezel, l'interprete di Gesù, la prima cosa che mi ha detto, sai che Gibson mi ha offerto questo ruolo il giorno del mio 33° compleanno? Quando ho incontrato Gibson, il provino era in aramaico, io sono grumese, provincia di Bari, praticamente l'aramaico e il grumese sono la stessa lingua, e Gibson mi ha preso, sono arrivato su quel set davvero, un set faticosissimo. Voi dovete sapere che quando si gira un film, sui set ci sono degli esperti, no? Se si gira un film sugli ospedali, per esempio, nel mondo dei medici, sui set poi ci sono dei medici, degli infermieri che insegnano agli attori come si fanno le iniezioni, come si mettono le flebo. Ecco, sul set di Gibson, Gibson, che ci teneva tantissimo, aveva messo anche lì degli esperti. Era pieno di preti, ma preti veri. Preti veri, là qualcosa mi indispettiva, perché comunque io sono nato a Grumo, a me mi piace il presepe, le cose normali, diciamo mescolare il sacro al profano è una cosa che in qualche modo un po' mi infastidisce. Però ci dovevo sta. Il film era molto duro. Voi pensate che l'attore che faceva Gesù, Jim, andava al trucco all'1:30 di notte. Eh sì, perché c'aveva una guaina addosso con tutti dei tubicini, perché doveva sanguinare, una cosa complicatissima da indossare, per cui gli mettevano questa guaina, poi gli mettevano una parrucca con i capelli lunghi, poi gli aggiustavano un po' il naso perché lui aveva il naso alla francese, invece gli mettevano un naso ad unco, le lenti a contatto, insomma 6 ore di trucco. E alle 7:30 del mattino era pronto per girare. Però sto povero Cristo non poteva stare sulla croce tutto il tempo, tutta la giornata, per cui c'aveva una controfigura. E questa controfigura andava all'1:30 di notte al trucco, gli mettevano la guaina con tutti i tubicini, poi alla fine gli mettevano la parrucca, poi il naso, le lenti a contatto, e alle 7:30 era pronta la controfigura per girare. Però nemmeno sta controfigura poteva stare tutto il giorno in quelle condizioni, per cui c'è stava pure un manichino. Un manichino. E sto manichino andava all'1:30 di notte al trucco, gli mettevano la guaina pure al manichino, mettevano la parrucca, il naso e così via, col risultato che era identico a Jim Caviezel, identico. E perché, diciamo, potesse anche sembrare, diciamo, respirante il manichino, gli avevano messo un motorino nella cassa toracica che simulava la respirazione. Siccome Jim Caviezel faceva la parte del Cristo morente, che cosa succedeva? Che l'unico vivo sembrava il manichino. Io delle volte quando arrivavo sul set la mattina dicevo ciao Jim, mi dicevo no guarda quello è il manichino, Jim è quell'altro appoggiato contro al muro. Gibson, no ascoltate perché è appunto una riflessione sul mestiere dell'attore. Gibson voleva che fosse tutto vero, le croci vere, e non scioglieva nemmeno l'equivoco sui chiodi, perché diceva sempre tutto vero, ma io mi spaventavo perché ero stato preso per fare il ladrone buono, per cui dovevo andare sulla croce, e quello diceva tutto vero, però non avevo messo in conto la cosa più difficile da affrontare, salire sulla croce, perché è una roba che uno dice così, sali sulla croce, e no, ci devi salire sulla croce. Voi pensate, Matera, novembre, fa freddo. Qual era il mio costume di scena? Un perizoma. Mi tenevano chiuso dentro il camper tutto il giorno, non sapevo se dovevo andare a girare, non dovevo andare a girare, poi mi arrivava la chiamata, una cosa terribile. Su sto cocuzzolo di questa montagna, poi io ho fatto il liceo ad Altamura, che dista 12 chilometri da Matera. E lì veniva sul cocuzzolo di questa montagna, venivano anche tanti curiosi, per cui veniva tanta gente pure che mi conosceva. Io arrivavo con sto mantello addosso, poi me lo levavano, rimanevo così. Io poi al liceo c'avevo un compagno di banco che si chiamava Sardone, che mi sfotteva sempre perché io volevo fare l'attore a Rubì, tu c'hai la testa calda, tu così. Io dicevo, ma tu non sai, perché lui voleva fare il ragioniere, tu non sai quello che proverò io quando potrò fare il mestiere dell'attore, tu non te lo puoi immaginare. Insomma, per cui ho anche questo nel mio passato, per cui era veramente penoso il momento in cui me levavano sto mantello. Me levavano sto mantello e cominciavo a sbattere i denti. Mi issavano prima su una specie di praticabile
e poi mi attaccavano alla croce. Io intanto tremavo, e intorno 400 persone tutti a guardare, io così, sto fisico da lombrico, attaccato alla croce. Poi veniva il truccatore e all'inizio con un po' di cura cominciava a mettere sangue, e poi però Gibson diceva sempre de più, per cui più sangue, de più ancora, e allora cominciavano a prendere, tanto facevo il ladrone attaccato alla croce, il fango, e mi cominciavano a buttare il fango addosso, e io continuavo in questa situazione penosa. Ma la cosa più penosa della crocifissione non è la crocifissione. Voi dovete immaginarvi, io non è che potevo pendere dalla croce come voleva Gibson per tutto il tempo, perché era impossibile. Per cui potevo pendere solo nel momento in cui si girava. Fino a quel momento, cioè fino a quando tutto il set era pronto Gesù, erano pronti gli altri attori, fino a quel momento dovevo aspettare. E come potevo aspettare? Non potevo pendere. Allora si erano inventati un sistema. Un sellino, di quelli di bicicletta ma da corsa, quelli molto sottili, anche perché non si doveva vedere il trucco, no? Siamo al cinema, non è che il ladrone poteva stare sul sellino di bicicletta, per cui doveva essere una cosa molto sottile da incorporare, e quindi aspettavo così, e sotto ci stavano tutti i preti con le ostie consacrate, e io così, e poi quando Gibson era pronto, che dava il ciak, dovevo disinserire, scorporare il sellino, che poi io avevo detto, ma a Gesù gli avete dato il sellino? Dici sì, abbiamo dato pure a lui, però de velluto. Dovevo scorporare, no, dovevo scorporare questo sellino, quelli sotto con le ostie, così, e proprio mentre lo scorporavo ho visto lontano Sardone, il mio compagno de banco, tutto bello con la sciarpa, lui col ragazzino, il figlio mi faceva, Arubì, che bello il mestiere dell'attore. Io in quel film ho imparato a sparare certi bestemmioni, mi dovete credere, su di me quel film ha avuto l'effetto opposto, io mi sono allontanato dalla fede, allontanato, è stata un'esperienza veramente allucinante, tant'è vero che poi andavo in giro a tutti a dire, guardate, sto film non farà una lira, perché è una cosa troppo brutta, andrà mai, il film è stato un successo enorme, ha fatto tantissimi soldi, tanto che Gibson a un certo punto si è vergognato, di questa ricchezza, per cui ci ha spedito, a noi attori, anche alla Bellucci che faceva la Madonna, perché diciamo c'era la Bellucci che faceva la Madonna, ci ha spedito poi dei soldi, ma anche lì con questa rozzezza del popolo americano, cioè poi, la casa di produzione di Gibson si chiama Icon Cinematografica e ha come logo l'effigie del Cristo, per cui quando Gibson mi ha mandato questi soldi mi è arrivata sta lettera, la faccia di Gesù è un assegno. Ma io ho detto, mamma, non se può, non è possibile, non si può, è terribile, è una cosa troppo volgare, troppo rozza. Io questo assegno non lo incasserò mai. Mi rivolto in questo, è la mia rivolta personale contro la superficialità e la rozzezza del popolo americano. E così è stato. Poi però il meccanico mi si era rotto il cambio della Smart, mi ha detto, la dovevamo cambiare. Ho detto, vabbè, allora cambiamo l'assegno dei Gibson e mi faccio la macchina nuova. Viva Gibson, viva l'Europa! Sergio Rubini, grandissimo.